Allora, ciao, oggi abbiamo una persona che parecchi qua conoscono, però un ospite nuovo, abbiamo deciso, proviamo. Beh, tanto la persona. Alberto, presentati, tanto ti Ciao. conosco tutti. Vabbè, oddio, non lo so, no, dipende chi guarda. Sono Alberto Bisin, amico di Michele da tanto tempo. No, Alberto è... beh, in realtà quando abbiamo iniziato a fare sto canale, a parte le cose che facevo con Alberto Forchielli, un altro Alberto. In realtà i primi li abbiamo fatti insieme col gruppo NFA, poi abbiamo lasciato stare. Insomma, abbiamo fatto il blog Noi Sud America per tanti anni, ci siamo conosciuti quando Alberto era studente a Chicago, io ero professore a Northwestern, inizio anni 90, giusto? Inizio anni 90, ci siamo conosciuti, mi ricordo benissimo, al bagno del Dipartimento all'Università di Chicago. Tu davi un seminario, io facevo lo studente. E ci andate a pisciare assieme. Non era proprio. Capita. In America nei bagni ci si incontra, si fanno delle chiacchiere, una roba. Però è stato molto piacevole. C'è un rapporto. Gli americani, il bagno è un posto in cui puoi anche fare due chiacchiere con la gente, non devi scappare, ti lavi le mani. E niente, io sono in ufficio mio a St. Louis, lui in un posto più figo, quelle cose che vedete spuntare dalla finestra lì, sono fregi di palazzi newyorkini. Sei sempre nell'ufficio a Mercer Street. Sempre un ufficio a Mercer Street, quello che vedi alla finestra in realtà è il Dipartimento di Matematica. Quello con, no, noi non vediamo, noi vediamo quell'altra, la brick house dietro, un po' l'angolo del Ah, fianco. Vedi, si vede quella, non si vede. vabbè, siamo Si qua. vede secondo. Comunque, allora con Alberto abbiamo pensato di fare una prova, poi vediamo se va, se non va, non va. Siccome entrambi interessano, lui poi anche si sta facendo, ci ha scritto delle cose, io me la studio, non ci ho scritto niente, le mie idee dopo le racconterò sulla diseguaglianza. Se capita, sono un po' estreme, lui le conosce un po'. E rischio di farmi lapidare se le dico, però un giorno prendo il coraggio le dico. E allora, però, visto che tutti parlano, continua a essere il tema che sembra caratterizzare e guidare la vita politica dai due lati dell'oceano, mettiamolo un po' in prospettiva. Quindi saranno dei colloqui un po' accademici, speriamo non pesanti. Sì, accademici sicuro perché sappiamo fare, almeno io so fare solo quello. Quindi un po' sì, a cercare di spiegare le cose semplicemente. Allora, da dove cominciamo? Bello, il momento di imbarazzo che non si deve fare se si vuole essere dinamici. Non so, non so, io l'ho detto da Beh, subito. scusa. Allora, dai, faccio finta io che avendolo fatto un po' di volte, faccio finta di essere esperto, cosa che non sono comunque, anche perché bisogna prepararsi la scaletta, quelle cose. Come abbiamo detto, in realtà, punto numero uno, la ricerca accademica dei fenomeni di diseguaglianza si va interessando da tempo, ok? Anzi, dal punto di vista della ricerca, la diseguaglianza è necessaria e inevitabile. E questo, visto che Alberto ha un po' di cosa anche teorica, l'ha fatto sull'argomento, glielo lascio dire a lui. Cioè, perché la diseguaglianza è necessaria e inevitabile? Beh, sì, insomma, diciamo, in uno schema generale la disuguaglianza genera incentivi, no? Per cui l'idea proprio più generale possibile, il modo più generale possibile in cui si può dire questa cosa è hai bisogno di un mondo in cui alcuni fanno molto bene e altri no, dà incentivi a quelli che non fanno bene a cercare di fare. Quindi, insomma, questa poi alla fine è tutta la discussione ancora vecchia sul liberismo, sulle stesse condizioni iniziali in cui ex ante vogliamo tutti avere possibilità di farcela, alcuni ce la fanno, altri no, e la differenziazione è quello che ci spinge a farlo. Questo, in un certo senso, questa qui è la ragione più generale, più astratta, più vaga per cui la disuguaglianza ha un effetto. Poi, appunto, se vogliamo discutere di sociale, poi si passa a discutere di sono veramente le condizioni iniziali uguali e si passa a discutere sulle scuole fighe di New York dove ci vanno solo i ricchi, oppure sui borrowing constraint dove tu c'hai un'idea eccezionale ma nessuno ti dà i soldi e se non c'hai i soldi del papà non riesce a fare impresa, no? Queste sono cose vere, fondamentali, importanti, quindi da un certo punto di vista la disuguaglianza, una certa disuguaglianza è necessaria, quanta disuguaglianza non lo sappiamo. Sei d'accordo? Direi che sono d'accordo. Infatti, beh, mi pare, direi che la parte anche importante da dire
e che nel fatto che la disuguaglianza sia necessaria perché il sistema progredisca, funzioni, il punto rilevante è che qualcuno vinca, cioè che qualcuno riceva per i propri sforzi un reward, un premio. C'è chiaro che non è che tutti lo ricevono, secondo me va detto, no? Una delle cose che si riesce a accettare in sistemi di mercato, che proprio è ovvio, è sia naturale che ovvio, è che non tutti quelli che ci provano ci riescono, e la nozione di merito, di origine religiosa, va un po', non so come dire, addolcita, va un po' anacquata, no? Non è un sistema deterministico in cui assolutamente tutti quelli che fanno bene e meritano ricevono un grande premio proporzionale. È un sistema dove c'è molto caso, molto randomization. Infatti gli economisti passano la vita a studiare queste situazioni, no? Informazione incompleta, il tuo sforzo, però poi il risultato dipende dal tuo sforzo anche da uno shock esterno, e non di meno se va bene ti premio lo stesso, se va male ti punisco lo stesso. Però è fondamentale, ovviamente, in questo contesto qui, è che ci sono shock di ogni tipo, quindi lo shock idiosincratico del fatto che io ho avuto la stessa idea, tu mi chiedi, però tu ci hai fatto i soldi e io invece mi è andata male, questo in un certo senso vuoi anche provare ad assicurarlo, se non completamente, almeno in parte, no? Quello che non vuoi assicurare è, non vuoi assicurare tutto sempre e comunque, perché ovvio, social insurance, sto parlando di assicurazione sociale, sì, sì. Puoi assicurare ovviamente tutto, perché poi allora io lascio che facciano che facciano gli altri, esatto. Il meccanismo è quello lì. Quindi distinguere, diciamo, poi c'è tutta, no, questa letteratura, la ricchezza è luck o è merito, come dici tu, no? Ovviamente se è luck la assicuriamo, se è merito no. Il problema è che appunto il merito non è deterministico, è stocastico anche quello, e quindi poi cercare di identificare quanto è merito e quanto non lo è diventa molto complicato. E lì è dove ci si affida al mercato, almeno in parte, ci si affida a social insurance invece di tipo governativo dall'altra. Insomma, poi la distinzione poi diventa molto difficile. Sì, io questo, tutte queste cose qua mi è interessato farlo perché esiste, diciamo così, nella visione popolare, no? Di quello che fanno gli economisti o gli economisti mainstream, come potremmo essere definiti tipicamente Nettuno e io lo siamo particolarmente, almeno io non mi sento molto particolarmente mainstream, specialmente negli ultimi 10-15 anni, forse lo ero a un certo punto, ma dubito di esserlo stato. Da dipende da sì, sì. Nel nostro mondo siamo al... Il punto è che sia tu che io riteniamo, e credo che questo è una cosa, che per capire i sistemi economici o per evitare di fare totale confusione, non è che abbiamo capito tanto i sistemi economici, ci siano degli strumenti logici, matematici, statistici, dei criteri che vanno utilizzati, e che parlare avanti facendo le ipotesi che vuoi per arrivare alle conclusioni che vuoi non è scienza ma propaganda. Suppongo che in quel senso io mi sento ancora mainstream, per poi la specifici modelli, no? Comunque, detto questo, cioè nella visione popolare diffusa e anche molto diffusa, devo dire, a livello proprio di propaganda politica, i tremendi liberisti cattivi con i corni, il fumo che gli esce dal naso, gli artigli, no? Se lo sono sempre fottuti della diseguaglianza economica, perché le nostre teorie del capitalismo perfetto, va tutto bene, madama la Marchesa. A me sembra importante dire che no, che anzi, col cazzo, cioè la gente come te e me, questi problemi se li è posti in realtà da sempre, e rispetto a questo aumento della disuguaglianza che si è osservato negli ultimi 30 anni, gli economisti accademici sono i primi ad accorgersene, non gli ultimi. Assolutamente. No, sono perfettamente d'accordo. Noi non guardiamo queste disuguaglianze in modo diverso da sempre, da come l'hanno fatto gli sociologi. Gli economisti non guardano più di tanto a classi sociali e cose di questo tipo, anche se poi indirettamente lo si fa, e come. Però l'abbiamo fatto in modo diverso, ma ovviamente la questione della disuguaglianza è una questione fondamentale in economia. È vero che, cioè, ci sono, voglio dire, questa è una cosa qui, adesso diventa una parentesi magari troppo lunga, non lo so. Vai, ma... vai, 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 perché poi vorrei fare te il protagonista, quindi tu parla di più di quello che faccio io adesso, che ti vedo più. No, questa è una cosa a cui io penso da un po' di tempo, no? Cioè, è vero che, come dire, l'economia formale, quella mainstream che piace a noi, scusami, con il telefono me lascio, l'economia formale, quella mainstream che piace a noi,
È vero che può portare in interpretazioni semplicistiche lì dove diciamo gli altri ci mettono, no? Cioè lì a dire gli economisti non si sono mai fregati della disuguaglianza. Cioè ci sono interpretazioni di cose fondamentali che fanno gli economisti da Pareto ottimali piuttosto che non a, che ne so, representative age. Adesso magari non tutti sanno cosa sono queste cose, però c'è questa idea in cui gli economisti hanno teso tradizionalmente a guardare a non guardare alla distribuzione del reddito, come a guardare a vantaggi generali, vantaggi globali, tipo, no? Gli economisti sono a favore di free trade, certo, perché? Perché fa bene alla società, certo, però c'è qualcuno che ci perde, c'è qualcuno che ci guadagna, ed è vero che gli economisti in qualche modo non hanno guardato tanto a caratterizzare chi ci guadagna e chi ci perde, no? Puoi fare lo stesso ragionamento sulla globalizzazione. Gli economisti, io credo che siano un pochino, come dire, colpevoli su questo punto. Diciamo, economisti come io e te, insomma, adesso non voglio dire, insomma, che queste cose ci pensano e cercano di pensarci bene, magari non lo sanno fare questo meccanismo, ma ce l'hanno sempre on the back of our mind. Io so benissimo, non è che sono scemo da pensare free trade è sempre bene, e se qualcuno ci muore pazienza, perché comunque in aggregato ci si sta bene, però un pochino la tendenza ad andare lì ce l'abbiamo sempre avuto. Questo, secondo me, al di là di quelli che dicono gli economisti sono coglioni, un pochino dobbiamo sì, guarda, io sto insegnando una classe qua quest'anno, ma non è la prima volta che si chiama Economics and Politics Tools per Economic Policy, e passo parecchio tempo a spiegare agli studenti che, beh, tu un po' questo di me lo sai, io ho sempre gradito poco il concetto di Pareto ottimalità, l'ho sempre trovato molto ambiguo, e soprattutto ho sempre sgradito questa idea che poi alla fine ci sono i side payments, questo forse potremmo provare a spiegarlo, che risolvono tutto, perché i side payments poi sappiamo esattamente che nella realtà non si possono fare, non si fanno mai, c'è moral hazard, c'è di tutto, succede di tutto, quindi col cazzo. E quindi i Pareto improvement non sono Pareto improvement, anche se potrebbero esserlo nel caso di trade, perché diventa chi ha dato, chi ha avuto, no? Perfettamente, questo è esattamente il punto. È, no? Il punto, è il punto. Ci guadagniamo in aggregato, se io ci perdo tu ci guadagni, tu paghi a me quello che io ho perso e alla fine ci hai guadagnato ancora. Questo è il meccanismo di Pareto ottimale, no? Per cui se i guadagni sono tanti in aggregato, vabbè, tu mi ripagherai di quello che ho perso e stiamo comunque tutti bene. La realtà purtroppo ovviamente non è così, e lo sappiamo tutti, però è una di quelle cose in cui, come dire, gli economisti tendono a dimenticarsi, no? Come il socialista tende a dire che è bello che siamo tutti uguali, tende a dimenticarsi che c'è un problema di incentivi, che poi la gente non lavora, no? E lo sanno anche loro, cioè che bisogna stare attenti agli incentivi, però, come dire, come forma mentis, no, il sociologo socialista, adesso ovviamente faccio uno stereotipo, il sociologo socialista dice sì, vabbè, naturalmente poi la gente, però no, in realtà stiamo attenti che c'è gente che muore di fame, bisogna aiutarli, portarli su, e hanno ragione, però, come dire, dimenticano il meccanismo dell'incentivo che ti uccide, no? Gli economisti quello dell'incentivo ce l'hanno molto chiaro. Questa cosa appunto dei side payments, della redistribuzione fra vincitori e perdenti di quello che succede, è un problema. È un problema che spesso non sappiamo risolvere, e insomma bisogna starci attenti. Non ti sento più. No, ho tolto io adesso, delle volte quando, perché con alcuni collegamenti ho notato, poi chi ci ascolta dice che non sente bene, quindi tolgo l'audio quando parli tu. Forse dovresti anche tu togliere l'audio, perché sento dei ritorni, non so se poi li sentono anche loro. Togli il microfono, in basso a sinistra c'è il segnetto del microfono, nella finestrina dove sei tu o sono io, in basso a sinistra tu lo schiacci, metti una barretta. Sì, il punto che volevo dire è proprio questo, e in realtà la cosa divertente è che noi sta roba la capiamo. Sì, su questo c'è una colpa, ecco, adesso oggi finiremo per non parlare di... Beh, ma questo è il buono della conversazione quando la fai libera. Non finiremo per parlare di disuguaglianza, ma invece di come gli economisti... noi la sappiamo, cioè c'è dentro proprio la teoria economica più classica l'idea del rischio morale, l'idea dell'inventarsi i trucchi, e c'è il problema del mechanism design. Santi Dio, quindi... del fatto che di fronte al sistema di incentivi ogni soggetto farà il possibile per guadagnarci, anche mentendo sul suo stato reale. Quindi se facciamo free trade, per dire, e sappiamo che alcuni da free trade ci perdono perché
il loro salario diminuisce, ma la loro impresa viene messa fuori mercato dalle imprese migliori straniere, però se sappiamo che il guadagno complessivo è grande abbastanza, l'idea è, ok, quanto hai perso? 50, toh, ciapa, 60, così sei più contento di prima, giusto? E noi sappiamo che tutti direbbero 50, anzi, direbbero 50, quanto hai perso? 500, 500 mila, è morta mia mamma, il gatto mi ha azzannato, cioè, sono successe delle robe tremende, giusto? Lo sappiamo. E infatti sappiamo che la politica si fa così, che la politica fiscale questa... Purtroppo c'è tutta una tradizione contro cui noi combattono, cioè di fare per esempio Ramsey taxation, no? Di cercare di interpretare tutta la politica fiscale come se i governi che fanno le politiche fiscali redistributive fossero... No, sì. No, no, infatti sono... questo è un punto cruciale. Devo dire, ci sono anche cose, come dire, no? C'è anche una questione, se vuoi anche banale, cioè gli economisti tendono a scrivere modelli matematici, okay? E lo facciamo perché abbiamo capito che le cose si fanno così, si capisce meglio, ci si capisce cosa stiamo dicendo, si capisce quando si fanno gli errori, si capisce l'entità relativa delle cose. È chiaro, a noi, diciamo sempre mainstream, a noi è molto chiaro che le cose si fanno con i modelli fatti bene. Ora, è vero che fare un modello con un agente solo in cui sono tutti uguali è più facile che non fare un modello in cui c'è eterogeneità e ci sono cose diverse. Io e te siamo cresciuti in un mondo di economia in cui non sapevamo realmente fare modelli con agenti eterogenei o con mercati incompleti. Questi sono gli agenti eterogenei, i mercati incompleti sono i casi in cui in realtà appunto c'è una redistribuzione importante, ci sono problemi di inefficienza di ogni tipo, adverse selection, no? Asimmetria di informazioni, questi sono tutti casi interessanti. Non sapevamo fare i modelli, adesso si fare un po' di più, no? Un po'... Non sapevamo fare i modelli quantitativi, lo sapevamo fare teoricamente, cioè uno dei grandi vantaggi, e su questo tu e io veniamo un po' dalla stessa tradizione, no? Certo, tu sei studente, cioè... Sei quasi mio nipote nella cosa accademica, perché il tuo advisor e io abbiamo un padre accademico comune, quindi dal punto di vista accademico il tuo advisor, anche se è più vecchio, più bravo di me, è mio fratello accademico. Giusto. Quindi tu sei mio zio, Rilly. Ti sei chiuso il microfono ancora? Ti sei chiuso il microfono? Sì, sì, io sono in realtà tuo zio. Mio zio. È un disastro. sì, sono il fratello piccolo di tuo papà. Adesso chi non gira nel giro nostro penserà che siamo bevuti, ci hanno fatti di sostanze simili a quelle di Di Maio, ma invece no. Sì, la gente, la tradizione nostra, sta roba in realtà ce l'aveva in mente, perché è una cosa che apprezzi i modelli di equilibrio economico generale, per astratti che siano, per se li capisci bene, questa problema dell'eterogeneità, no? E della forte diseguaglianza, tant'è che addirittura per l'esistenza dell'equilibrio occorreva, adesso questo chi si interessa di economia saliverà, occorreva fare le interiority assumption, che nella versione Arrow de Bray sono nel consumption set, nella versione di Lyon sono nell'endowment, nel production set, cioè la famosa storia if someone has income, everybody has income, che vuol dire che tutti hanno qualcosa da vendere a tutti, che è uno dei problemi in realtà, che secondo me, se andiamo avanti col colloquio, arriveremo, no? Forse il cambio tecnologico sta distruggendo il valore di mercato di molte dotazioni iniziali di molti esseri umani. E c'è il problema di rimettere le dotazioni di questi esseri umani nel mercato in modo che abbiano reddito anche loro. Certo. Sono d'accordo. Sì, sì. No, questo è proprio una roba anche di difesa di quello che queste persone hanno fatto, anche gente diversa da noi poi in realtà. Perché la propaganda così... volgare dipinge la ricerca come una specie di... Quindi ci sono le due parti. No, però il punto che cercavo di fare io è che le cose fatte, diciamo, l'eterogeneità è difficile. E quindi è chiaro che noi siamo partiti dall'omogeneità. E i risultati che si hanno con omogeneità hanno un carattere ovviamente diverso. E la gente... più seria, ci ha pensato bene, sapeva, ha messo le mani avanti, ha cercato di capire cosa voleva dire, eccetera. E poi però ovviamente tu puoi prendere questi modelli a face value e dire sono tutti felici, non succede niente, lì non c'è nessun problema di distributivo, sono tutti contenti e felici, se guadagna uno guadagnano tutti, perché sono tutti uguali e via così. Per cui cioè, ci sono vari aspetti, uno quello ideologico
di Pareto Optimality che abbiamo detto prima, cioè di ideologico, insomma, di comunque di come gli economisti vedono l'economia, vedono i guadagni di welfare nell'economia. Un altro è anche proprio quello tecnico, che alcune cose sappiamo fare meglio di altre, e guarda caso quelle cose che sappiamo fare meglio perché sono più facili, portano da una parte. No, le cose stanno un po' cambiando, lentamente stanno cambiando, stiamo andando nella direzione giusta. Però un pochino, sì, insomma, un pochino quelle colpe lì ce le abbiamo anche noi. Cioè, io sono cresciuto in un mondo in cui io a Chicago la mia tesi di laurea era su mercati incompleti, erano modelli a due periodi che nessuno poteva utilizzare per fare niente di reale, erano proprio pure lucubrazioni teoriche che magari sono servite poi a fare i modelli che fanno adesso, non quello che ho fatto io in particolare, ma quello che altra gente ha fatto di sicuro. Però allora oggettivamente sapevamo bene che questo era importante, ma facevamo i primi passi, e quei primi passi non avevano nessun impatto sul dibattito di politica economica, perché non potevano averlo, perché erano puri risultati tecnici, e sa Dio dove saremmo arrivati, insomma, no? Vai, staccati quel microfono lì, è un inferno, questa cosa che non c'è il microfono. No, lo so, sono poi io che devo prendere l'abitudine. D'altra parte alcune, no, di solito lo lascio aperto, solo che in alcune occasioni, quando la connessione fa certi ritorni, poi la gente protesta. Sì, quindi la cosa è così, quindi puro punto, è chiaro. Questa fase della disuguaglianza, anche quella nasce nell'economia con articoli, la seconda metà degli anni Ottanta, in cui la gente dice, cavolo, il college premium, come si chiama, no? Sta andando su. E quindi viene ben prima del, tanto per dire, la cosa che l'ha resa popolare, cioè Piketty e compagnia. Viene almeno 25 anni prima. Cioè Katz, Murphy, tutta questa gente guarda e dice, madonna, se guardo i salari, a partire dalla fine degli anni 70 più o meno, dopo lì dipende da che dataset guardi, non è che cioè l'anno, non è che ci sia l'anno, una tendenza, no? Quindi prima di rivelarla statisticamente passa un po' di tempo. Comunque dall'inizio degli anni 80 è palese che le differenze salariali fra la gente che ha un titolo di studio alto e quelli che non ce l'hanno stanno cominciando ad ampliarsi. Certo, non c'è dubbio, questo è il primo momento in cui, appunto, anche lì al di fuori dei modelli, ma guardando i dati, è il primo momento in cui ci siamo detti stanno succedendo cose di un certo livello e importanti, cioè proprio che a livello aggregato hanno effetti importanti sull'economia e non sappiamo bene da dove vengono, no? Per cui la questione era, abbiamo visto che diciamo, i rendimenti per andare al college o anche più avanti, poi per i masters, come dicevamo prima, dicevi tu, no? Questi i rendimenti per andare al college per studiare in generale cominciano a essere molto alti, molto più alti di prima, e ci sono, questo genera due problemi. Il primo è che non sappiamo bene da dove vengono, è un cambiamento tecnologico, è una cosa di un momento relativamente di transizione, è un cambiamento invece tecnologico fondamentale che cambia il modo in cui dobbiamo strutturare la società. Oggettivamente è una terza rivoluzione industriale, cioè la gente abbiamo cominciato a mandare la gente a scuola alla seconda rivoluzione industriale a metà 800, perché avevamo bisogno di gente che avesse delle basic skills per poter funzionare nelle imprese, no? E quindi qui forse, cioè a un certo punto ci si pone la domanda, è la stessa cosa, cioè dobbiamo cambiare realmente il meccanismo del sistema di educazione e di istruzione al mondo, perché abbiamo bisogno di skills e c'è un mucchio di gente che non ce l'ha. Quindi questo è il primo problema, è veramente una questione tecnologica fondamentale, oppure sa Dio, passa, cambia, è un momento. Il secondo punto che è connesso è al college, in America come altrove, tendono ad andarci i figli dei relativamente ricchi. E quindi la questione è, certo, sono rendite di posizione, come dicevo prima, i college qui costano tantissimo. Però anche lì, cioè, quello che succede in America, non tutti i college costano tantissimo, ci sono anche i college a buon mercato. Cioè. Sì. Diciamolo, altro, così approfittiamo, 80, so cosa sia la percentuale quest'anno, ma l'80-85%, forse anche di più, dei ragazzi americani che vanno a college, vanno a un college pubblico. Sì, no, sono d'accordo. E comunque costa, e quindi si pone comunque la questione, e comunque la distribuzione, diciamo, della gente che va al college è
le persone di diciamo della nella parte più bassa della distribuzione del reddito tendono ad andarci, le persone nella parte centrale tendono ad andarci, ma tendono ad andarci nei college pubblici, come dici tu, che comunque hanno rendimenti in termini di salari successivi molto più bassi, e i ricchi vanno nei grandi college, comunque nei college più ricchi, eccetera, eccetera. No? Per cui c'è questo meccanismo che rinforza la disuguaglianza del reddito e poi della ricchezza, no? Questo attraverso il sistema educativo. Quindi la questione è che i ricchi in qualche modo hanno trovato un altro modo di fottere i poveri, ci sono delle rendite fondamentali in cui veramente solo noi riusciamo a entrare, c'è veramente un problema di educazione di base alle elementari, dove appunto è stato, si parlava di desegregazione, i bianchi sono scappati dai centri delle città, nelle città. Beh, c'è stato di quello, poi adesso ci siamo mischiato a diversi livelli, voglio dire. Ma quello che voglio dire è, c'è tutto questo, cioè questa, quella letteratura che dici tu, che ha guardato a College Premium, ha guardato a tutto questo. Ha guardato a questo, cioè si è posta la domanda: da dove viene? Dobbiamo cambiare la struttura della società, c'è qualcosa di profondamente sballato nella struttura di società che ci porta a questa disuguaglianza e che sta ancora aumentando perché per qualche ragione forse la tecnologia favorisce un certo tipo di schiavitù, no? In quel senso è la parte buona dell'economia rispetto a quello che dicevi tu, cioè questa è gente che ha fatto econometria, che ha fatto statistica, che ha guardato i dati e che si è posta domande fondamentali sulla base dei dati, no? No. Quindi sì, sì, no, sono d'accordo. Quindi è anche il caso di dirlo che esiste ormai una letteratura che viene da quello, amplissima, che è discussa. Cioè, se la gente, per esempio, si chiede oggi perché in un altro video tempo fa aveva fatto un colloquio con Giulio, un altro di Noise, più giovane di Alberto e di me, Giulio che sta in Australia, e ci ha raccontato un paper suo molto interessante, se l'hai visto, quello con Andrea Ichino, adesso purtroppo sto facendo torto al terzo autore o terza autrice perché c'è una terza persona, ma io non conoscendola non me la ricordo, mi scuso. Vabbè, in cui hanno fatto sta roba a Bologna, no? Perché fra gli economisti la gente si interessa di quelle cose lì? Perché proprio questo problema della diseguaglianza, delle sue determinanti, è studiato quasi ossessivamente a tutti i livelli, perché una linea di pensiero, quindi è ricerca che se vuoi è capitanata, rappresentata da Jim Ekman, no? Tuo vecchio amico e professore a Chicago, dice: ma guardate, è tutto cognitive ability, tutto scuola, siccome è sequenziale, ormai a 10 anni, 12, sei bravo, sei mona, e quindi niente, bisogna fare tutto all'inizio, a 6 anni, cioè Jim l'ha portata all'estremo, no? Magari facciamo questa oggi come ultima cosa, te la lascio perché la conosci meglio di me, e poi la prossima volta riprendiamo da qua. Sì, ok. No, l'idea lì è una cosa, è stata una cosa importante, insomma, che ha già avuto degli effetti. Cioè, loro hanno fatto, questo è Ekman, premio Nobel, Università di Chicago, ma questa è roba che ha fatto dopo il premio Nobel, ha iniziato dopo il premio Nobel. Jim Ekman è un personaggio eccezionale, con un esercito, ha sempre avuto un esercito di gente che lavora per lui. Io ho letteralmente degli anelli su Jim, potremmo fare una trasmissione, poi però viene a saperlo, si cazza che con noi, mi toglie il saluto, no, però su Jim io ho una quantità di aneddoti che non finisco più. Cioè funziona come un esercito, ok? È probabilmente efficiente, lui gestisce tutto da padre padrone, lui è il generale e c'è un esercito di gente, ok? E fanno cose fondamentali, diciamo. Ok, allora, una di queste cose fondamentali, quest'ultima che hanno fatto, è andato a guardare, diciamo così, ai rendimenti sull'istruzione, ok? E sullo spettro di quando ci si, diciamo, del periodo in cui uno va a scuola. E hanno argomentato con evidenza empirica molto solida, direi, o comunque per quello che capisco io molto solida, una grossa parte diciamo dei rendimenti dall'andare a scuola è ad andare a scuola e farlo bene nei primi anni di vita, ok? Dove i primi anni di vita significa prima della prima elementare, no? Quindi qui in America si chiama kindergarten e junior kindergarten, ok? E letteralmente daycare, no? Cioè proprio l'asilo nido, diciamo così, in Italia si chiama l'asilo nido. Da 4 a 6, no? Prima dell'inizio dell'elementare. E la ragione per cui questo è importante è interessante, no?
è vero che da sempre, da tanto ormai si insegna, si comincia a insegnare prima ai bambini andare a leggere, a scrivere, eccetera. Quindi tanto i bambini ormai spesso, molti, a 5 anni leggono e scrivono un po', no? Per cui tutto si anticipa. Non è solo la capacità cognitiva, è ovviamente la tutto un insieme di cose, la capacità di stare seduto sul banco, la capacità di osservare, la capacità di concentrarsi, la capacità di pensare, di capire, di giocare, la capacità di interagire con gli altri bambini, tutte cose che, secondo loro, è probabilmente vero, si imparano e comunque vengono in qualche modo strutturate nella mente dei bimbi molto presto, no? E quindi il punto cruciale è che una grossa parte della popolazione in condizioni economiche molto svantaggiate, anche razziali, tipicamente la distribuzione razziale in questo paese, una grossa parte di questa popolazione non ha accesso a questi mezzi, no? Se ce n'ha accesso sono di pessima qualità, per loro la situazione è ancora peggiore perché spesso in questi casi la situazione familiare è molto difficile, per cui quando non vanno a scuola sono a casa e a casa non stanno bene, non mangiano bene, non fanno nulla di positivo anche da un punto di vista di salute. Quindi tutto il punto di Heckman e della sua army, del suo esercito, è quello di dire se ci sono dei soldi mettiamoli, perché ovviamente è meraviglioso mandare tutti al college, sarebbe bello mandare tutti al college, loro dicono se abbiamo un vincolo di bilancio, se i soldi sono limitati, spendiamoli nei primi... Spendiamoli dei care, sì, sì, sì. Perché lui si è molto convinto dal fatto che il fattore principale, ed è vero, su questo dovremmo tornarci, no? Non c'è dubbio che se tu fai il rank dei fattori, no? Che sono parecchi, che quello che probabilmente esce che è dominante però non vuol dire che spiega tutti, ragazzi, perché quando ce ne sono 18, se uno fa il 14% già è dominante, però comunque ti rimane un 86 che... quindi cerchiamo di capirci. Quello c'è il vincolo di bilancio. Lui dice se proprio ce n'è uno solo, però questi sono proprio classici ragionamenti accademici, da stare anche attenti a quello che vogliono dire, andiamo le cognitive ability in generale, la capacità, anche proprio il cervello, eccetera, eccetera, che è la capacità di studiare, di capire come si fanno le robe bene, e quindi andiamo all'inizio. Il concetto dell'autorità, c'è tutta una quantità. Sì, sì, l'accettazione della disciplina, il fatto che ci sono quelli a cui devi ascoltare, che non è vero che anche se ti raccontano cose strane, sì, che non è vero che tutte le opinioni sono uguali, no? Che l'università della vita non è detto che sia quella più buona, tutte delle cosine che i nostri amici pentastellati probabilmente non hanno capito. Tutto il mondo è facile, non è sempre... no, te l'ho trovato su internet. Cosa interessante, New York, non so se lo sai, ma New York ha deciso dall'anno prossimo che la scuola pubblica parte da kindergarten, cioè pagano un anno all'inizio delle elementari a tutti. Cioè a 5 anni vai a scuola, fai un anno di kindergarten, cioè scuola pubblica. Diciamo. Poi dopo ovviamente c'è la questione della qualità, questo poi discutiamo. Però diciamo, questo viene chiaramente da lì. Cioè lui ha avuto un enorme impatto, è riuscito a parlare alla politica, ai democratici, ma insomma è riuscito a parlare alla politica, e questa cosa ha avuto un impatto, insomma, speriamo che abbia ragione. Sì, e direi per oggi finiamo qua, perché credo che ci siamo violati la buona regola che volevamo stare dentro. Secondo me siamo andati 40 minuti, ma va bene. Alberto, settimana prossima ci sei, la facciamo una puntata. Dai, da Miami, dai, in piscina, deve andare, non ve lo dico, aspetta, chiudo, so dove deve andare. Ci sei, prometti, su Fal Bravo, dalla piscina di Miami questo jet setter registrerà con le cuffie. Dai, va bene, va bene. Baci. Hai chiuso, sai, sta bene, ciao. Ciao, ciao.